E adesso dedichiamo questo articolo a Nicola Vivarelli o Sirius, ossia il corteggiatore di uomini e donne di Gemma Galgani. In quanto c'è veramente una segnalazione pesantissima proprio su Sirius. E purtroppo la segnalazione viene proprio da Deianira Marzano. Ora il purtroppo ovviamente è a seconda da che parte della barricata sei trovate. Ossia dalla parte di quelli che insomma avete in simpatia la coppia Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Oppure siete dalla parte della coppia che questa simpatia non la nutre proprio. Il motivo per cui vi sto dicendo questo? È semplicissimo. Nicola Vivarelli ha dichiarato pubblicamente, a Uomini e Donne Magazine, la ritrovata simpatia per Gemma Galgani. Quindi pubblicamente almeno, in teoria la coppia ci sarebbe e come. Ecco quello che vi andrò a raccontare adesso rivoluzionerà a 360 gradi questa dichiarazione. Come spesso vi ho detto, talune volte le dichiarazioni di Deianira Marzano possono essere frutto non solo di cose che lei sa, anche del suo sentire, per esempio lei non ha in simpatia Giovanna Abate e talune volte va oltre quello che sa, ma nonostante questo poi, la verità è spesso dalla sua parte. Fatto sta ve la dico tutta. Deianira Marzano ha incontrato Nicola Vivarelli di Uomini e Donne. Deianira Marzano. E ovviamente gli ha fatto la fatidica domanda su Gemma Galgani. Su come stessero le cose? Sentita la risposta. Ho incontrato Sirius. Ci siamo fatti la foto, insieme, gli ho chiesto ovviamente anche di Gemma e lui mi ha risposto che è una perdita di tempo. E avrebbe concluso dicendo. Mi ha anche detto che a settembre si lasceranno definitivamente. Senza aggiungere altro. Perché oggettivamente non saprei cosa aggiungere a questa dichiarazione. Vediamo in ogni modo se arriverà una smentita di Nicola Vivarelli. Perché messa così, come l'ha messa la web influencer Deianira Marzano è un po' pesantuccia, e voi? Come la pensate? Ve l'aspettavate una cosa del genere?